febbraio 2017. È di poche ore fa la diretta streaming della NASA in cui è stata annunciata la scoperta dell'esistenza di 7 pianeti simili alla Terra. Essi si troverebbero a circa 40 anni luce da noi e pare che alcuni di essi avrebbero le condizioni necessarie per ospitare qualche forma di vita. Ma per comprendere meglio l'entità di questa notizia, per capire se è realmente strepitosa come alcuni credono o se in qualche modo va ridimensionata, abbiamo pensato di chiedere un approfondimento alla scienziata Sabrina Muñoz. Buongiorno a tutti. Oggi commentiamo una notizia che è stata diffusa in questi giorni, e cioè la scoperta di un sistema planetario extrasolare, ovvero di un sistema di pianeti, un po' come il nostro sistema solare, però che non ruotano ovviamente, non appartengono al nostro, quindi intorno alla nostra stella al Sole, bensì a una stella che dista circa 39 anni luce dalla Terra. E questa scoperta ci porta a parlare di un tipo di ricerca che in realtà noi conduciamo da diversi anni, anzi decenni, e ricade in un contenitore che si chiama astrobiologia. In sostanza l'astrobiologia si occupa della ricerca di vita extraterrestre, cioè se al di là della Terra, cioè fuori, al di fuori del nostro pianeta, possono esistere altre forme di vita. E questo tipo di ricerca viene condotto in due modi. Il primo è quello di cercare delle forme di vita elementari, quindi batteri o proprio le prime molecole autoreplicanti, come per esempio le prime forme microbiche, insomma, al di fuori del nostro pianeta. E quindi dove lo facciamo? Nel nostro intorno, cioè nel nostro sistema solare, lo facciamo per esempio cercando nelle meteoriti che sono cadute sul nostro pianeta, vedi in Antartide per esempio che se ne trovano molte, piuttosto che nelle comete. Diverse missioni sono andate alla ricerca di materiale organico all'interno dei nuclei cometari. Ma soprattutto lo facciamo per esempio nel nostro sistema planetario in corpi che presentano ambienti molto simili a quelli che sono presenti in alcuni luoghi del nostro pianeta. Ambienti estremi ovviamente, come dove ci sono temperature molto basse o condizioni ambientali particolarmente critiche, perché in queste zone, in questi luoghi, vivono degli organismi che appunto vengono chiamati estremofili, cioè che riescono a stare in condizioni estreme, quindi alte pressione, alte o basse temperature, ambienti molto acidi, molto basici e via dicendo. Quindi, per esempio, nel nostro sistema solare stiamo cercando la vita da diverso tempo, anzi stiamo pianificando missioni finalizzate a questo su corpi come per esempio Europa, il piccolo satellite di Giove che ha nel suo interno, sotto la crosta ghiacciata, addirittura dovrebbe avere un oceano nello stato liquido, piuttosto che Encelado, un satellite di Saturno che presenta addirittura dei geyser che contengono del vapore acqueo, o ancora satelliti giganteschi come il Titano, il grande satellite di Saturno, che più o meno è grande quanto Marte, tra l'altro, che dove addirittura ci sono laghi, oceani di metano sulla superficie, quindi un ambiente riducente, che forse è quello che era presente sul nostro pianeta quando si sono formate le prime forme di vita. Quindi sostanzialmente la prima parte di questa ricerca, appunto l'esobiologia, si occupa di capire come fondamentalmente noi siamo partiti dal cercare di capire come è nata la vita sul nostro pianeta, e quindi cercando questa risposta un po' altrove, cioè cercando se altre forme di vita in ambienti appunto estremi possono essere presenti anche nel nostro sistema solare. Il progetto più ambizioso invece di questa ricerca è il SETI, che è l'acronimo di Search for Extraterrestrial Intelligence. Il SETI, al contrario, non cerca forme di vita elementari, microbiche, bensì delle forme di vita già evolute, cioè che siano state quindi in grado di trasmettere dei segnali radio intelligenti. Ovviamente per trasmettere non vuol dire che noi stiamo cercando un dialogo cosmico, ma semplicemente, come si suol dire, la bottiglia del naufrago, no? Cioè quei segnali che volontariamente o accidentalmente sono stati diffusi nel cosmo, per esempio da 60-70 anni, da quando abbiamo la televisione o le comunicazioni radio, anche noi abbiamo emesso, nostro malgrado, le nostre trasmissioni nello spazio circostante. Questo tipo di ricerca si fa con i radiotelescopi, e anche noi in Italia abbiamo il SETI Italia, appunto, che viene fatto utilizzando la parabola del grande radiotelescopio Croce del Nord, che si trova a Medicina, a Bologna.
Quindi ecco, questo è più o meno il contesto generale. Noi stiamo, questo tipo di ricerca ha questi due indirizzi. La ricerca di pianeti extrasolari appartiene, ricade quindi in questo carniere, perché è ovvio che noi cerchiamo forme di vita, per poterle riconoscere naturalmente cerchiamo forme di vita simili alla nostra, cioè che si basano sulla chimica del carbonio. La chimica del carbonio, acqua allo stato liquido, quindi un solvente, quindi molecole organiche con la chimica del carbonio, un solvente dove queste molecole possano interagire, che è l'acqua nella fattispecie della nostra fisiologia, e una forma di energia. Sono questi tre ingredienti fondamentali. E come dicevo, è molto facile trovarli e cercarli nel nostro sistema planetario, nel nostro circondario. Se vogliamo però cominciare a fare passi in avanti e rimanere, diciamo, estendere l'orizzonte un po' più in là, ecco che andiamo a cercare innanzitutto se ci sono sistemi planetari simili in stelle che non sono dissimili dal Sole. Quindi voi considerate che nella galassia, cioè nell'isola stellare all'interno della quale viviamo, nella nostra galassia ci sono circa 200 miliardi di stelle, e peraltro nell'universo ci sono miliardi di galassie. Quindi capite che è assolutamente pertinente questo tipo di ricerca, altrimenti, come disse Jodie Foster nel film Contact, altrimenti sarebbe un grande spreco di spazio se ci fossimo soltanto noi. Quindi dicevamo, nella nostra galassia ci sono circa 200 miliardi di stelle. Un quinto di queste stelle è simile al nostro Sole e ha stelle un pochino più piccole, più fredde, che sono le cosiddette nane rosse. Quindi noi abbiamo una quarantina di miliardi di pianeti tipo che possono essere presenti tipo la nostra Terra. Ora, il fatto di non averle viste fino ad ora non vuol dire che non ci siano, vuol dire semplicemente che ovviamente non avevamo le strumentazioni e la tecnologia per poterli vedere. Nel 1995 abbiamo scoperto il primo, intorno ad una stella, la 51 Pegasi, è una notizia che fece molto scalpore negli anni 90. Era un pianeta però grande più o meno quanto Giove, quindi un pianeta molto grande. Considerate che Giove, il pianeta del nostro sistema solare, è un gigante che, rapportato alla nostra Terra, è come mettere a confronto un pisello con un'anguria, no? Quindi un pianeta gigantesco, perché ovviamente era più facile vedere quello grazie alle nostre strumentazioni. Nel tempo ovviamente la tecnologia si è evoluta ed ora siamo in grado di vedere pianeti di taglia terrestre. Quindi cosa è successo in questi giorni? È successo che intorno a una stella chiamata TRAPPIST, una stella distante 39 anni luce, una piccola stella rossa, abbiamo trovato 7 pianeti tipo simili alla Terra, vuol dire che hanno una massa simile, che hanno una dimensione simile, che però sono molto vicini alla stella, e 3 di questi sono in quella che viene chiamata fascia di abitabilità. Allora, cosa significa? Significa che ogni stella, a seconda della sua massa, quindi della sua luminosità e quindi del calore che emette, ha diverse fasce di temperatura intorno a sé. E noi chiamiamo fascia di abitabilità quella fascia all'interno della quale l'acqua può mantenersi allo stato liquido, perché dicevamo sono requisiti importantissimi e essenziali per la vita così come la conosciamo. Nel nostro sistema solare la fascia di abitabilità è più o meno tra Venere e Marte, tra le orbite di Venere e di Marte. Naturalmente, se la stella è più piccola, come in questo caso nella fattispecie, quindi è più fredda, la fascia di abitabilità si avvicina molto di più alla stella. E quindi questi tre pianeti che possono essere interessanti per questo tipo di indagine sono a distanze di milioni dalla stella. E hanno anche temperature, tra l'altro, che sono di alcune decine di gradi sotto lo zero, quindi c'è freddo, fa molto freddo, ma se per questo queste temperature le troviamo anche nelle zone artiche e antartiche nostre, nelle zone polari. Quindi, in sostanza, la grande scoperta qual è stata? È stata quella che, tra l'altro, è avvenuta anche diversi anni fa. Per esempio, qualche anno fa abbiamo scoperto, forse addirittura l'anno scorso, se non ricordo, o comunque in tempi recentissimi, un pianeta vicino a Proxima Centauri, che è una stella di un sistema triplo che addirittura è a 4 anni luce da noi. E anche questa è una nana rossa e il pianeta è estremamente vicino alla stella. Quindi, in buona sostanza, non abbiamo scoperto un'altra Terra e non abbiamo scoperto
siamo ben lontani da affermare che possono esserci forme di vita, perché ancora non abbiamo trovate né primordiali e tantomeno intelligenti. Abbiamo semplicemente scoperto diversi pianeti di taglia terrestre in una fascia di temperature e di condizioni che ben si prestano a fare questo tipo di ricerca, e negli anni futuri punteremo le nostre apparecchiature per cercare di capire innanzitutto se questi corpi celesti possiedono un'atmosfera, se ci sono delle tracce chimiche all'interno dei gas di questa atmosfera che possono farci pensare alla presenza di forme di vita sulla superficie. Considerate anche che questi pianeti sono estremamente vicini alla loro stella, e quindi questo cosa vuol dire? Che voi sapete che le stelle, anche il nostro Sole, no? Emettono delle forti radiazioni nei raggi X, nei raggi ultravioletti. Noi siamo schermati dal nostro campo magnetico e dalla nostra atmosfera. E le aurore boreali infatti sono, come dire, la manifestazione, no, di una guerra cosmica in corso, cioè il nostro campo magnetico che ci protegge dalle radiazioni che provengono dal Sole, così come l'ozono che si forma per proteggerci assorbendo i raggi ultravioletti da parte del Sole. Però siamo a 150 milioni di chilometri, quindi siamo abbastanza lontani dalla nostra stella per avere questo tipo di protezione. Questi pianeti invece sono molto, molto vicini alla loro stella, alcuni milioni di chilometri. Tant'è vero che hanno periodi orbitali che vanno da alcuni giorni fino a 20 giorni. Praticamente il loro anno, il nostro anno che dura 365 giorni, su questi pianeti dura solo qualche giorno. Quindi tutto questo è per dire, è una notizia straordinaria dal punto di vista scientifico, apre la strada a ricerche future e ci fa sentire sempre più vicini a questa scoperta e a questo desiderio di sentirci un po' meno soli, però bisogna essere anche, tenere un po' i piedi per terra e prendere atto del fatto che si tratta soltanto dell'ennesima scoperta e dell'ennesimo sistema planetario, pianeti e sistema planetario, perché considerate che ad oggi abbiamo scoperto più di 3.500 pianeti extrasolari e circa poco meno di 3.000 sistemi planetari. Quindi occhi aperti, incrociamo le dita, ma per ora questo è tutto. Grazie e arrivederci.